my car. Bella a tutti da Porkmods, oggi vi insegno un metodo per vincere 50 gare e fare 1000 RP per minuto. Non è un clickbait, non è niente, non sono le solite attività, quindi state tranquilli. La prima cosa da fare è avviare queste due gare che ho creato io. Avviamo subito la gara che si chiama Biggest Spiral Ever. Regà, ve la lascio pure in descrizione, state tranquilli, avviamola. Ok, una volta dentro l'attività bisognerà invitare il nostro amico oppure un amico che avete o qualcuno che è la vittima, regà, perché sarà solo una vittima. Allora, facciamo entrare Mods Jovi che mi sta aiutando, vi lascerò anche il canale in descrizione, passateci. Ok, una volta entrato non toccate niente qua, non c'è niente da toccare, lasciate super, mezzogiorno sereno, tutto così. Avviamo la gara, gioca. Ok, come macchina vi consiglio la T20. Vanno bene quasi tutte, penso, eh. Però la meglio è la T20, che con questa l'ho creata la gara. Selezioniamo questa qui. Ok, una volta dentro la gara sarà così. Lui parte dietro di me e dovrà fare tutta la spirale. Invece noi non dovremmo fare niente, anzi dobbiamo fare solo una cosa. Allora, mo farà 3, 2, 1. Ok, una volta che l'ha fatto dovete premere R2, ma proprio un colpettino, proprio piccolo piccolo per accelerare, non fortissimo. Come vedete la macchina sta andando giù, va giù giù, invece lui dovrà fare tutta la spirale. E noi abbiamo vinto qua, e la gara è durata esattamente 12 secondi, ed è un metodo per vincere gare in modo veloce. Se magari non avete sbloccato tutti i motori o cose del genere, ci mettete veramente pochissimo. Come vedete lui fa questa strada qui, che vi faccio vedere, e ho fatto pure carina spirale, veramente molto carina. E questo è un buon metodo per vincere 50 gare in pochissimi secondi. Cioè, ci mettete sempre un'oretta a vincerne 50, però dura 12 secondi una gara, quindi ci vorranno veramente pochissimi minuti. Ok, adesso siamo sempre nella stessa attività che ho creato, è solo che io questa volta non sono l'host, quindi non partirò e non vincerò avanti, ma sarà Mods Jovi. Io farò la spirale invece, perché in pratica questa cosa funziona che vanno in una sessione normale, invitate qualcuno a caso, lui entra e voi vincete per forza, perché io non ce la farò a vincere questa volta, perché sarò da un'altra parte che ora vi farò vedere. Ok, adesso sono dietro un affaretto che ho fatto io e lui sta davanti, Mods Jovi. Ora vedrete cosa dovrò fare io. Allora, io sto qui, aspettiamo che parte. Oh, ok, e in pratica devo fare questo io, devo fare tutto il wall ride. La vittima penserà che sarà una gara normale, capito? Invece non sa che l'altro che l'ha usata questa gara vincerà subito. Infatti ha già vinto Mods Jovi. Dai, da vinco pure io. Ok, arrivato secondo. Però vincerà sempre lui. E credo che questo sia un metodo molto veloce per vincere 50 gare. Ci vuole veramente niente. Ne fate 10 gare al giorno e vedrete che in 5 giorni avrete già vinto 50 gare. Ed è anche buono per chi magari vuole avere più gare vinte per farlo vedere agli altri, per fare il bravo suino. Ma adesso passiamo al secondo metodo per fare 1000 RP al minuto. Ok, adesso dobbiamo avviare la seconda gara che ho creato, che si chiama... Aspettate un attimo che la devo trovare, le mie attività. Gare Stunt. Eccolo qua, RP test. Avviamo questa qui. Ok, una volta dentro invitiamo anche il nostro amico Mods Jovi, ma questa lo potete fare anche da solo. L'altra gara è essenziale che ci sia qualcun altro, perché sennò non ve la segna la vittoria se giocate da soli. Questa qui invece è solo per gli RP, quindi potete stare anche da soli in sessione. Invitiamo il nostro amico e aspettiamo che entra. Ok, una volta entrato non dovete toccare neanche nulla qui. Lasciate tutto così e avviamo la gara. Ok, selezioniamo la T20 sempre, che va bene quest'auto. Ok, adesso siamo dentro la gara che si chiama RP Test, che ovviamente vi lascio sempre in descrizione. Vi ricordo che tutte e due le gare sono per PS4 e non sono per Xbox One o altro, solo PS4. Allora, qui per fare gli RP dovete fare questo. Dovete girare così o a sinistra o a destra, è uguale, ma mettiamo caso a sinistra, e dovete premere anche R1, è importantissimo. Quindi noi andiamo avanti, saltiamo così, ci mettiamo dritti e premiamo R1 e giriamo a destra. Come vedete sta facendo un giro così e in questo modo atterrerà per forza precisa. E come vedete abbiamo guadagnato 200 RP. Ora respawniamo subito velocemente e rifacciamo tutto. Risaltiamo di nuovo qua. Ok, rigiriamoci subito, facciamo sempre i soliti 360 così
Atterriamo, atterriamo e poi ci stanno 200 RP. Lo rifacciamo subito. E come vedete ci mettete davvero poco a fare gli RP facendo in questo metodo, che anche non è noioso in confronto ad altri, però potete fare un bel po' di RP. Ok, altri 200 RP. Facciamolo un'altra volta e su per giù sono 1000 RP al minuto. Però se ci state con qualche amico a giocare nel party, non avete niente da fare, volete fare RP così facilmente, potete usare questo metodo che secondo me è molto buono. Sempre ve li darà i 200 RP. Non ho provato a farlo per ore e ore di seguito, ma penso che per un'ora ve li dia sempre all'infinito gli RP. Credo proprio di sì. Rifacciamolo un'altra volta e come vedete sempre 200 RP. Ok, adesso vi faccio vedere anche come tutta la gara, oltre a far vedere come si fanno gli RP. Via via via, partiamo subito, che vi faccio vedere. Poi una volta finita potete prendere anche qualche RP in più, perché mi pare che da 500 RP è molto corta questa gara. E anche nella gara come vincere 50 gare, quella la biggest spiral ever, quella vi dà super giù 100 RP così, però sono sempre RP in più se li volete fare legalmente. Quindi secondo me questi due metodi sono molto buoni, anche perché sono legali al 100% e non sono così noiosi come altri. Quindi raga, provate anche voi e fatemi sapere anche nei commenti come vi trovate con questi metodi. Intanto qua raga, troppi turbo ho messo qui e arriviamo anche primi. Quindi ricordatevi che nella prima gara dovete essere per forza in due. Andate o in una sessione pubblica o state con un vostro amico così e l'avviate. Ricordatevi che l'host vince sempre, chi avvia la gara, e chi non l'avvia perderà al sicuro al 100%. Nella seconda gara, questa qui RP test, invece potete stare da soli e fate gli RP infiniti in continuazione quanto volete. Soprattutto se siete rango basso ci mettete veramente poco, arrivare a rango 50 o rango 30, veramente pochissimo. Comunque sia, vi ricordo anche di passare da Mozo Giovi, che mi ha aiutato ad entrare nell'attività. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. E in sottofondo vi lascio anche mentre facevo la gara. Bella! Get down to the B side.